was burning like a flame. I was a body and a name, and all the rest was... Ciao a tutti amici di Aldistein TV! Anche quest'anno ci siamo, è Pasqua, che si fa l'unboxing delle uova. Quindi in questa quadratura un po' particolare che dobbiamo aprire le nostre uova. Quest'anno ho preso queste due uova high tech dell'Eurospin, pagate intorno ai 4 euro. Procediamo allo scartaggio del primo. Quest'anno a seguire, dopo il mio scartaggio delle uova, ed anche lo scartaggio di Marilina e di Beatrice Lady, la mia Lady. Quanto abbiamo solo sorprese high tech. Come vedete, può trovare lo stick per il cellulare, la luce, il caricabatterie da auto, che non ho avuto come di fare, speriamo di non trovarlo. Insomma, tutte queste sorprese qua, le auricolari e elettroniche. Auricolari, dico sempre male. 1, 2, 3. Ho sterilizzato naturalmente il martello. Carina. La luce per il PC. Bella, carina. Va bene. E uno. Cioccolata doppissima. Passiamo al secondo. Secondo uovo, ti prego, non mi far trovare la stessa cosa. Il martello d'oro, non è d'oro, è il martello normale. 1, 2, 3. Cos'è che l'è? Gli auricolari. No, proprio gli auricolari. Bella coppia di auricolari. Stardi, mi hanno fatto la posta perché dovevo dirlo. Con tanto di ricambi. Beh, fanno sempre comodo, dai. Tanto li appoggicavo. Carini, fanno comodo. È andata bene, dai. Non ci possiamo lamentare. Tradizionale spaccata di cranio. Non l'ho fatta prima, vero? Un cretino, c'è un motivo se non l'ho fatto prima, fa malissimo, è doppissima sta cazzo di cioccolata che voglio rompere con la testa, bastarda. Va bene, per questa Pasqua è tutto, vi faccio di noi i miei auguri, una buona Pasqua, una santa Pasqua, tanti auguri a voi, e per una buona Pasquetta, anche se siamo in questo periodo un po' particolare, che dobbiamo fare. Purtroppo è così e dobbiamo tenerci. Sì. Mi raccomando, cercate di stare in casa il più possibile, anche con i parenti, non facciamo troppi assembramenti, perché dobbiamo uscire da questo periodo e dobbiamo uscirne tutti insieme, ok? Ciao a tutti! Ciao! Eccoci al computer per provare la luce. Attacchiamo questa presa con USB messa apposta. Voilà! E fa una bella luce, vedete? Figa. Può tornare molto utile, soprattutto la sera quando lavoro il computer. Mi lavoro molto. Ciao ragazzi, apro l'uovo delle nana. L'uovo piccolino. E ora ve lo apro in diretta. E vediamo cosa esce nell'uovo di Pasqua mini delle Nana Surprise.
L'uovo si presenta così piccolo e già rotto, ovviamente. La cioccolata poi la assaggiamo più in là. Ora vedremo la sorpresa. Si possono trovare questi qua. E ora vedremo quello che è uscito a me. E questa è uscita a me. Dai, carina. Metti a fuoco. Ecco. Questa è uscita a me. Dai, bella. Un portacellulare. È tutto qui. Poi vi farò vedere l'uovo di grandi firme che fra un po' spacco. E niente, assaggio un pezzo di cioccolata. Un pezzo. Buonissimo. Buono, buono, buono. A dopo. Ciao, raga. Ma ciao, ragazzi. Ora apriremo l'uovo Bauli grandi firme, cioccolato fondente. Vi farò vedere carta, il cartoncino fuori e dentro. Io amo il cioccolato. Amo il cioccolato fondente. E niente, vi farò vedere cosa c'è dentro. Comunque, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti, 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 tutti voi. Anche se è una Pasqua un po' diversa dalle altre, per il problema che c'è in giro, il Covid. E vabbè. E vi faccio anche gli auguri di buona Pasqua e buona Pasquetta a tutti. Ora via solo con le immagini. E se vi è piaciuto o quello che vi esce a voi, scrivete qui sotto, commentate ciò che vi è uscito, se vi piace. E mettete un pollice in su e niente. Ora apriamo. Questo è il cartoncino, grandi firme, Bauli, boh. Esserci dentro Borbonese, Ops, Comete, Alvero Martini e altro. Cioccolato fondente, ovviamente. Questo, quello che potrebbe uscire da dentro l'uovo. E niente. Vediamo, spero che non mi esce questo porta passaporto, questo qui, e che non mi esca quello che mi è uscito l'anno scorso, una pochette azzurrina trasparente. Ora passiamo ad aprire l'uovo e da adesso non parlo più. Seguitemi. A vedere l'apertura.
Allora, l'apertura dell'uovo, cioè il sottobicchiere, il cioccolato, e ora andremo a romperlo. Ora apriamo il bussolotto, vediamo che cosa c'è. Lo vediamo insieme. Wow, una pochette. Penso che una pochette. Camphor. Non so pronunciarlo, Caffè New York, penso. Ora lo apro e lo vediamo aperto. Ah, bello, bello. Beauty case. È bello capiente anche dentro. Ottimo. Ottimo per un viaggio, per mettere i trucchi. Buono, buono. E mi piace, mi piace. Ora facciamo la prova assaggio di un pezzo, perché ho mangiato anche prima. Buonissimo. Cioccolato fondente, adoro. E questo era sul cartoncino, questo qui che sto pensando. Ora ve lo faccio vedere. Ah no, questo è mandarina da... Vabbè, comunque, bellissimo. Scrivetemi qui sotto che uova avete comprato e ciò che è uscito e se vi piace e mettete un like. Ciao ciao! Buon pomeriggio a tutti, buona Pasqua a tutti. E come di consueto apriamo l'uovo di Pasqua e apriamo il Bauli grandi firme per lei. Mi faccio cioccolato fondente da 365 grammi. Io ovviamente mi sono spoilerata un po' su YouTube vedere un attimino cosa potevo trovare perché ero troppo troppo curiosa. Sono stata bravissima e lo apro a Pasqua come di consueto. Come tradizione, queste sono tutte cose che possiamo trovare o come c'è scritto qui e altre sorprese. Quindi vediamo che cosa troviamo. Ora lo cominciamo a scartare. Ovviamente, ragazzi, non c'è età per comprare l'uovo di Pasqua e ovviamente scegliete uova di Pasqua italiane. Quindi facciamo guadagnare le aziende visto il periodo. Un attimo che apro, c'è l'apertura facilitata, eccola qui. Uovo bello intero, quindi non rotto.
Eccolo qui. Il solito bicchierino. E ora andiamo a rompere l'uovo. Ah, contentissima, prima volta che trovo le comete. Non trovo mai niente di braccialettini, quindi sono contenta. Un attimo che apro. Prodotti distribuiti, eccolo qua, gioiello in argento, Made in Italy. Bellissimo, un bel braccialetto molto fine con la stellina. Eccolo qui, e queste due stelline piccoline. Ora mettiamo da parte questo uovo qui. Un attimo solo. Ora apriamo il secondo. Questo invece è cioccolato al latte perché purtroppo era andato tutto in sold out quello fondente, quindi ho preso questo qui. Siccome c'era in offerta, ho approfittato. Questo è un po' più piccolo perché è da 210 grammi. E qui ci fa vedere che possiamo trovare il bracciale o il portachiave. Nei video su YouTube ho visto che trovavano anche la collana, quindi vediamo un attimino cosa abbiamo trovato. Anche qui apertura facilitata, quindi con questo qui facciamo in 2 secondi. Il solito bicchierino, questo è un po' più piccolo perché ovviamente l'uovo è più piccolo, lo mettiamo qui dentro. Ci avviciniamo, anche questo uovo intero. Ed ecco qui, e apriamo il pacchettino. Bella confezione, devo dire. Bijou realizzato in fibra sintetica, acciaio, Made in Italy. Ah, ho trovato questo qua. Un po' delusa, dai, avrei preferito quello con l'ancora. Avrei preferito di più quello, quindi questo è un semplice portachiave, però va benissimo lo stesso. Quindi eccolo qua. Buon pomeriggio a tutti, spero che avete passato una buona Pasqua, anche se è diversa, però importante che in famiglia state tutti bene. Ciao!